La società calcistica del Real Rimini festeggia il suo primo Natale con la dirigenza al completo, mister Iacobelli ed i suoi giocatori. Aspettando di sapere se mai le due squadre cittadine si uniranno creando un unico Rimini, il presidente Pretelli spera di trovare sotto l'albero quei tre punti che farebbero chiudere nel miglior dei modi il 2010 della società. Mercoledì 22, infatti, i biancorossi affronteranno la Jesina nel recupero della 19ª giornata a Romeo Neri. È una partita importante innanzitutto per il morale, per il morale e soprattutto per cercare di chiudere il prima possibile questa parentesi negativa. E poi una squadra che in classifica è messa meglio di noi, è una squadra che è sempre stata in ottime posizioni dall'inizio del campionato, quindi ha denotato una delle caratteristiche che credo sia una delle più importanti in questo girone, cioè sicuramente una certa costanza. Noi abbiamo buttato via qualche risultato importante con qualche prestazione poco positiva, però è più che altro positivo, anche se ha detto adesso come adesso c'è una rosa importante e sicuramente non so quanti punti faremo da qui a finire il giorno d'andata, ma il giorno di ritorno sicuramente faremo meglio. In queste serate non parliamo di bilanci, non parliamo di conti. È una cosa doverosa, dovevamo farlo, noi abbiamo assolutamente bisogno di creare situazioni in cui si faccia gruppo, si consolidi la nostra famiglia e quindi questo è un momento fondamentale per tutto questo, nonostante magari venga dopo un paio di partite i risultati delle quali li conosciamo e sappiamo quindi di voler uscire rapidamente da questa situazione, però è Natale quindi anche noi dobbiamo festeggiare. Ma io penso che alla fine ognuno i punti che ha li merita, quelli che ha fatto, quello che poi il giorno di ritorno sarà tutto diverso perché molte società cambieranno come noi, che adesso come adesso siamo, senza offesa per chi è andato via, siamo una resa molto ma molto più completa secondo me. L'occasione per fare gli auguri di Natale a tutti quelli che hanno deciso di non schierarsi, a tutti quelli che si sono schierati, a tutti quelli che hanno lasciato uno spazio e hanno lasciato spazio alla loro curiosità e quindi alla voglia di vedere a Rimini in che modo si può fare calcio e quindi hanno lasciato un po' di tempo e un po' della loro attenzione anche a noi. No, prima di tutto è un Natale sereno, in famiglia e la salute soprattutto, poi per le altre cose calcistiche ci sarà tempo per dimostrare.